Stamattina vorrei insegnare dalla parola ed è quello che amo di più fare. E quindi vi voglio chiedere di mettervi comodi, aprire il vostro cuore ed essere pronti a farvi preparare dal Signore, pronti a ricevere tutto quello che il Signore ha in mente per voi. Lo potete fare? Dillo insieme a me: sono pronto. Alza le tue mani e dichiara: lo Spirito Santo, sono pronto per la tua parola. Geremia capitolo 29 verso 13, guardiamolo insieme. Geremia 29 verso 13, la scrittura dice così: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Diciamo insieme: tutto. Diciamolo davvero tutti: tutto. Mi piace qui la scrittura perché dice: voi mi cercherete. Tuttavia Gesù un giorno ha detto: sono io che vi ho scelto. Inizialmente il primo passo è Dio che lo fa verso di te, ma poi si aspetta che tu faccia un passo verso di Lui. Voi mi cercherete. Dio ti chiama, ma poi tu lo cerchi. Una volta, parlando con il mio amico David Hernandez, mi ha detto: Francesco, c'è una cosa bella sull'unzione dello Spirito di Dio. E mi ha detto che l'unzione viene data solo ad alcuni. Viene data solo ad alcuni perché quelle persone l'hanno cercata e l'hanno ricevuta perché l'hanno cercata. Potenzialmente le promesse di Dio sono disponibili per ciascuno di noi, ma a livello attuale sono realizzabili solo per coloro che le cercano, che le cercano con tutto il cuore. All'inizio del mio cammino con il Signore sentivo sempre questa frase in chiesa, ditemi se l'avete mai sentita anche voi: devi aprire il tuo cuore a Dio, devi cercarlo con tutto il cuore. Ma non la capivo sta frase. Che significa apri il cuore? E il Signore mi ha dato grazia negli anni di capire qualcosa che voglio condividere con voi stamattina. Qualcosa che si trova in Marco, lo studieremo insieme, dal Vangelo di Marco, dalle parole di Gesù, al capitolo 4. Siete pronti? Leggiamo insieme, dai. Qui è Gesù che parla e dice: ascoltate. Il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata, non avendo radice, inaridì. Il terzo tipo di terreno, dice, un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella terra buona, portarono frutto che venne su, crebbe e giunsero a dare il 30, poi il 60 e poi il 100 per uno. Poi Gesù disse: chi ha orecchi da udire oda. Quando egli fu solo, notate bene, questa frase mi ha colpito, quando egli fu solo. Molti hanno paura della solitudine con Dio, invece la solitudine con Dio è una benedizione. Quando fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono e la scrittura dice che lui gli spiegò le profondità di quello che stava dicendo. Amo il fatto che dice, che parla di quelli che gli stavano intorno, non parla solo dei dodici, perché altrimenti qualcuno potrebbe dire: io non sono privilegiato, io non sono uno dei dodici, non sono un apostolo, non sono un pastore, non sono un evangelista. Ma quelli che gli stanno intorno sono quelli di cui Geremia 29 parlava prima, rivediamolo insieme: quelli che lo cercano con tutto il cuore. Non dice quelli chiamati, non dice quelli perfetti, non dice i dodici, non dice gli apostoli, non dice gli evangelisti, non dice i pastori, ma dice quelli
che hanno fame. Quelli che lo cercano con fame. Signore, forse non ho tutte le qualifiche, ma io ti cerco. Signore, forse non stamattina non ho sentito il campanello suonare, non ho sentito il telefono squillare, forse qualcuno non mi ha ritenuto degno, nessuno mi ha dato un titolo, ma io ti cerco. Io voglio essere di uno di quelli che ti sta intorno. Potete dire amen a questo. E Gesù qui parla di quattro tipi di terreno. Quattro tipi di terreno, siete con me? Il primo terreno è il terreno duro. Il secondo terreno è il terreno con poca terra o poco profondo. Il terzo terreno è un terreno roccioso o pieno di spine. Il quarto terreno è il terreno buono. E poi dice che addirittura il terreno buono non porta il 100% sempre. Il terreno buono porta quale il 30, quale il 60 e quale il 100. Siete pronti? Sto per darvi una rivelazione straordinaria stamattina che può cambiare la vostra vita. Gesù gli spiega questa parabola, guardiamolo insieme ai versi successivi di Marco 4. Solo a quelli che gli stavano intorno. E gli dice che il seminatore semina non il seme, non lo chiama più seme, ma lo chiama parola. Dal greco la parola seme è la parola spora, dal quale noi prendiamo anche il termine per il seme maschile che riproduce una progenie. La parola di Dio è capace di procreare qualcosa che senza parola sarebbe impossibile procreare. Il seminatore semina la parola e quelli che sono lungo la strada, ora state molto attenti, ricordatevi, quattro tipi di terreni, quelli che stanno lungo la strada sono coloro, ora qui paragona il terreno a persone, paragonando il terreno, i quattro tipi di terreno a quattro tipi di cuore. Diciamo insieme, quattro tipi di cuore. Dice, ma quelli che sono sulla strada sono quelli che quando l'hanno udita, subito viene Satana nella porta via. Subito porta via il seme di Dio, subito porta via quello che è il potenziale per una soluzione. Qualunque sia il tuo bisogno, il nemico non ha paura di te, il nemico ha paura del seme di Dio in te. Il nemico non ha paura di un credente, il nemico ha paura di un credente che ha la parola dentro. Poi continua Gesù e dice, e così sono quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi. Quando odono la parola, la ricevono subito con gioia. Sono quelli dal grande entusiasmo iniziale, subito vogliono fare le cose, subito credono di aver capito tutto, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Qui dice una cosa incredibile. Quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola. Dice, io andava tutto bene fin quando che non ho messo piede lì, andava tutto bene fin quando non ho iniziato a credere, andava tutto bene fin quando non ho ricevuto quella parola profetica, andava tutto bene. Sai perché? Perché è più facile per il nemico uccidere un seme che sradicare un albero. È più facile per lui provare a derubarti del seme che non poi andarti a dire che il raccolto non è per te, che quel raccolto non è da Dio. Perché quando tu vedi il raccolto ti innamori ancora di più del Signore. Quando tu vedi il frutto ti innamori ancora di più della parola. E tu dici, la parola produce persecuzione, qual è il problema? Io so che anche se la tempesta si alza, la parola che Dio mi ha dato, la promessa che Dio mi ha fatto, mi porterà al di là della tempesta.
al di là della tribolazione. Non temere la tribolazione, non temere la prova, non temere la tempesta. Quello che devi temere è il fatto che il nemico possa subito derubarti della parola. Chi sono quelli che germogliano con gioia e poi seccano alla tribolazione? The Message Bible lo traduce così, mi ha toccato dentro. Dice che coloro che ricevono la parola ma non hanno profondità, non hanno fermezza di carattere. Significa che la loro fede è emotiva e fin quando c'è un'emozione loro rimangono in fede. Fin quando sentono qualcosa, fin quando hanno la gioia nel qualcosa, sono in fede. Ma nel momento che la parola viene provata, dove non senti più la gioia, non hai più la voglia di alzarti dal letto la mattina per servire il tuo Signore, non hai più l'amico che ti dà la pacca sulla spalla, non hai più la sensazione, è lì che il tuo carattere che ti butta giù dal letto, è lì che il tuo carattere ti fa dire: se Dio l'ha detto io lo faccio, non importa come mi sento. Siete con me? Non importa come mi sento, io obbedisco. Il carattere ti fa fare il chilometro in più. Ho visto tanti amici e credetemi, io ci piango ancora oggi. Tanti amici abbiamo iniziato insieme nel ministero, erano anche, potremmo dire, più avanti di me. Vedevano più risultati, avevano più porte aperte. L'unzione li aveva portati su. Ma sai, senza il carattere, l'unzione ti porta su, ma il carattere ti tiene su. Senza il carattere, l'unzione di Dio ti può distruggere. Perché ogni volta che tu inizi a essere usato da Dio, i tuoi difetti vengono amplificati. La lente di ingrandimento viene messa sulla tua vita. Una luce ti illumina mentre tutti gli altri sono al buio e tutto ciò che Dio ancora deve rimuovere diventa evidente. La parola porta tribolazione. Perché? Perché tutto ciò che non è da Dio deve essere scrollato da te. E Dio lo permette perché per Lui è più importante il tuo carattere che il tuo sentimento. Molte persone vivono di sentimento in sentimento, ma i sentimenti sentimentano. E certe volte i tuoi sentimenti ti faranno credere che quello che Dio ti ha detto non è vero perché non lo senti più. Ma la parola di Dio è più forte di quello che senti. È più profonda dell'anima, va nelle profondità dello spirito. Un uomo dal carattere di Dio, l'unzione lo può portare su, ci può mettere anche più tempo, l'unzione lo porta su, ma il carattere ce lo tiene. Le prove, le difficoltà non lo scoraggiano, le avversità non lo fermano. Come ha detto a Geremia il Signore: io ti do una testa, la tua fronte sarà come il diamante, tutto ciò che affronterai tu lo frantumerai, tutto ciò che affronterai, confronterai. Siete con me stamattina? La parola, dillo insieme a me, la parola. La parola. Quanti di noi si fanno derubare da una mancanza di costanza nel carattere? Quattro tipi di cuore. Il primo è quello dove il nemico ha la maggiore attività. Subito viene e ruba.
il nemico si è guadagnato negli anni il telepass, la via veloce, non deve fare nemmeno la fila con te. Il tuo cuore è talmente predisposto ad ascoltare la sua voce che anche quando il seme di Dio arriva, lui ha talmente accesso a te che subito lo porta via. E tu puoi pensare che il seme è impotente, ma in realtà non è mai un problema di seme, è sempre un problema di cuore. E voi vedete con che passione ve ne sto parlando, perché vi voglio bene, non per giudicarvi, non per condannarvi, per aiutarvi. Se ritorniamo al passaggio di Marco 4, gli ultimi versi, guardate che cosa dice. Dice: uno cade sulla roccia, eravamo rimasti lì giusto, la tribolazione e la persecuzione arrivano a causa della parola e sono subito sviati. Nel primo caso il nemico viene subito, nel secondo caso subito arriva lo sviamento. Mi è piaciuto quell'esempio di Bruce quando ha fatto vedere, non so per chi non c'era, lui dice: se il tuo obiettivo, l'obiettivo che Dio ti ha dato è quel, ad esempio quel tavolo lì davanti, dice basta un piccolo sviamento di pochi centimetri, lì per lì non te ne accorgi, ma senza renderti conto mancherai l'obiettivo. Al nemico non interessa se tu obbedisci parzialmente, perché un'obbedienza parziale è una disobbedienza totale. Non c'è niente che mette più paura al nemico di un uomo che permetta alla parola di Dio di scendere, di andare in profondità. Ma vi sto anticipando troppo. Dai, riguardiamo insieme questo. Non vorrei darvi troppo tutto in una volta. Lo sai com'è il cuore? Lo sai com'è il cuore dell'uomo? Il cuore dell'uomo è come un giardino. Devi imparare a custodirlo. In Proverbi 4, al verso 23, è scritto: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Per custodire il tuo cuore tu devi avere un po' il pollice verde. Sai che certe volte tu a casa, ora io il pollice verde non ce l'ho, ma a casa certe volte tu puoi avere una piantina che è in una posizione d'ombra e sta appassendo. Basta che la sposti poco poco e prende uno spiraglio di sole e si riprende. Serve metterci l'acqua, ma se hai il pollice verde sai quanta acqua serve e quando l'acqua non serve. Facciamo ad esempio che l'acqua sia l'incoraggiamento. Se io ti incoraggio sempre o qualcuno ti incoraggia sempre, ti do acqua, ti do acqua, ti do acqua, ma se non permetto poi alle radici di scendere in profondità con la tribolazione, io non ti sto aiutando incoraggiandoti, io ti sto privando della crescita. Molti dicono: no, non amo quel posto perché all'inizio è tutto bello, poi vogliono che cresci. Io non amo un posto dove non mi fanno crescere, dove mi tengono bambino per tutta una vita, dove mi tengono seduto per tutta una vita. Dio mi ha salvato due volte a me, ve l'ho già detto, la prima volta dall'inferno, la seconda dalla sedia. Io voglio una chiesa dove posso servire il mio Signore, io voglio una chiesa dove devo fare qualcosa, voglio una chiesa dove devo essere protagonista, non spettatore. Perché? Perché la chiesa non è tua, la chiesa non è mia, la chiesa è sua. E io voglio servire nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, non importa se sudo, se mi stanco, anzi certe volte è meglio essere sudato ma con un sorriso sul viso, perché ho servito, che non bello fresco ma vuoto dentro. Sai perché è importante che servi? Perché il servizio è come quell'aratro che passa sul terreno. Mia cognata, lei mi ha raccontato una cosa bella. Lei mi ha detto che suo nonno faceva il contadino e mi ha detto che il contadino
ogni anno dissoda il terreno, ogni anno lo smuove, ogni anno sia che ci coltiva sopra, sia che non ci coltiva sopra. Dice ogni anno rimuove il terreno, lo smuove, lo rimuove. Perché? Perché sa che smuovendo il terreno sarà più predisposto a ricevere il seme, l'acqua riuscirà ad andare nelle profondità e l'evaporazione anche dell'acqua sarà più facile. Il vero lavoro non è mai sul seme, il vero lavoro è sempre sul terreno. Alza le tue mani insieme a me e dichiaralo: Signore, prepara il mio cuore. Sono quattro tipi di cuore. Il primo è dove il nemico ha un accesso veloce. Il secondo è dove la carnalità, che cos'è la carnalità? È dove sei guidato dall'anima e non dallo spirito, dove i tuoi sentimenti sono più importanti della parola, dove come ti senti è più importante di quello che Dio dice. Siete con me? Ci siete mai passati? Io certe volte la mattina mi sveglio e non ve lo nascondo, prima di entrare nello spirito ci metto un'ora, a volte un'ora e mezza. Questo significa, per quelli di voi che pregano solo 5 minuti, che nello spirito ci entrate raramente. Ora non mi vogliono più bene, lo sapevo. Perché vi dico questo e vi sto spiegando qualcosa di importante? Il tuo cuore è talmente pieno di spine, il tuo cuore è talmente pieno di rocce, il tuo cuore è talmente pieno di affanni, è talmente pieno delle cose della vita che la tua mente ti mente continuamente. Tu stai lì che cerchi il Signore ma la tua mente se ne vuole andare altrove. Tu stai lì che vuoi pregare ma non senti niente, non provi niente. Sembra che Dio è lontano un chilometro e se ti fermi non sei ancora entrato alla sua presenza, non hai ancora iniziato nemmeno a pregare. Ma quando persisti, e certe volte provo a colpirlo di là e inizi a pregare nello spirito, e provo magari 20 minuti, 30 minuti, sembra che niente succede, allora mi metto a leggere la parola e la leggo lentamente. E magari se vedo che nemmeno quello funziona, vado a ricercare quei passaggi della parola che mi hanno già parlato un tempo. Quei passaggi della parola, siete con me? Che già sono in qualche modo aperti a me. Magari quel salmo, quel passaggio con cui già Dio una volta ti ha guarito, con cui già Dio una volta ti ha liberato, con cui Dio già una volta ti ha aiutato. Siete con me? Sto parlando a qualcuno che capisce quello che dico o mi sto facendo un bel sermone da solo stamattina? Vado a rileggere quei passaggi dove Dio già una volta ma ha comunicato qualcosa, perché c'è un pozzo aperto lì e mi tuffo lì e cerco il suo volto e cerco la sua faccia e all'improvviso bam, shu, la sua presenza arriva. Wow, finalmente Signore. E in quel momento poi le parole sono superflue, in quel momento il cuore è libero, in quel momento le spine non soffocano più la parola. Guardate Marco capitolo 4. Guardate gli ultimi versi insieme a me. State ricevendo stamattina? Torniamo ancora indietro. Ecco qui, quando vengono la tribolazione e la persecuzione sono subito sviati. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi gli impegni mondani. Diciamolo insieme: uno, impegni mondani. Due, gli inganni delle ricchezze. Tre, l'avidità delle altre cose. Soffocano la parola. Soffocano la parola. Qui non stiamo parlando del diavolo più. Il primo tipo di cuore è un cuore dove il nemico ha accesso. Il secondo tipo di cuore è un cuore dove l'anima governa.
Il terzo tipo di cuore è dove il mondo ha preso il posto di Dio. Gli impegni mondani, la ricerca delle ricchezze. Ora Dio vuole che tu stai bene, ma quando le ricchezze diventano il tuo Dio c'è qualcosa che non va. Quando insegui le ricchezze anziché inseguire Dio c'è qualcosa che non va. Quanti per trovare ricchezza hanno perso i figli? Fammi provare da sto lato. Quanti, diciamo la verità, per inseguire le ricchezze hanno perso la moglie? Quanti hanno perso la fede, hanno perso la chiamata per inseguire le ricchezze? Oppure l'avidità delle altre cose? Quanti si sono litigati con i fratelli, con le sorelle per una proprietà? Quanti sono andati a piangere al funerale dei loro genitori perché per l'avidità di una vita non ci si sono parlati e poi avrebbero voluto dire quello che non gli hanno potuto dire il giorno del funerale? Se gli devi dire qualcosa a tuo padre e tua madre, diglielo adesso. Se devi fare pace con tuo fratello, con tua sorella per una proprietà, se la vuole prendere, se la prendesse. Il mio Dio è la mia giustizia. Perché forse tu puoi riavere la tua proprietà, ma la proprietà avrà poi il tuo cuore. E l'unica cosa che davvero interessa a Dio è il tuo cuore, perché se lui può avere il tuo cuore, tu puoi avere il suo tutto. Siete con me? Siete con me stamattina? Tienimi il verso su, per favore. Siete con me stamattina? Sto parlando a qualcuno qua. Il nostro cuore è l'obiettivo di Dio, ma il nostro cuore è l'obiettivo anche del tuo nemico. Oh Signore, aggiusta qua. Oh Signore, sistema là. Lui dice: se io posso sistemarti dentro, se io posso avere il tuo terreno, se io posso avere il tuo cuore, tu puoi avere tutto. Facciamolo meglio. Tre fasi del seme. Abbiamo visto che l'ultimo terreno, dice la scrittura, mi piace quest'ultima parolina, che le spine, l'avidità delle altre cose penetrate in loro soffocano la parola così che riesce infruttuosa. Ricordatevi questo, il primo terreno, il seme non riesce a germogliare perché il nemico lo ruba. Il secondo terreno, non c'è carattere, quindi al primo sole, alla prima tribolazione, il sole lo brucia. Il terzo terreno, le preoccupazioni, le spine, l'avidità della vita, la ricerca delle cose di questo mondo, la soffoca. La parola ha sempre il potere di cambiare ogni cosa, ma ha bisogno non di un cuore migliore. Tenetevi forte, questa è bella. La volete? La parola non ha bisogno di un cuore migliore, la parola ha solo bisogno di un cuore più libero. Cioè con Dio non devi fare di più, non devi ottenere di più, non devi ricercare chissà che cosa, con Dio devi rimuovere, devi fargli spazio. Lui non dice che non devi ricercare il benessere, ma lui dice: cerca me e tutte le altre cose ti saranno date in più. Non devi vivere la vita. Lui vuole, ti ha dato la vita per viverla, ma lui ti dice: vivila con me, sgombera il tuo cuore, rimuovi le rocce, dissoda il terreno, perché se il tuo cuore è libero, allora puoi pregare. Se il tuo cuore è libero, allora puoi ascoltare. Se il tuo cuore è libero, allora puoi ricevere. Il quarto tipo di cuore dice che riceve il buon seme nella buona terra, e coloro che odono la parola e l'accolgono fruttano il 30, il 60, il 100. Guardate questa immagine, voglio farvi vedere qualche immagine che ho preparato per voi. Gesù dice, vediamo all'inizio il seme. Gesù dice che sul buon terreno cade prima il seme, poi viene sul gambo,
poi le foglie, i fiori, e poi fin quando che il grano non è pronto c'è la spiga con altri grani dentro. Quando tu ricevi la parola di Dio, forse l'entusiasmo iniziale può non esserci, ma sappi questo, che se il tuo cuore è aperto, qualcosa sta succedendo. E una volta che il seme si fa breccia in te, si forma lo stele, si forma il gambo, si forma il fiore, si forma il grano, tu mi puoi dire, mi potresti forse prima dire quanto seme hai ricevuto, ma nessuno potrà mai dire quanto seme sarà in grado di portare. In altre parole, Dio ti prende dal tuo terreno e ti tiene per un tempo vicino al terreno, ti tiene giù, ma poi arriva il momento dove al tempo giusto Lui ti innalza per portare frutto per la sua gloria. E tutto dipende dal liberare il tuo cuore, tutto dipende dal fare spazio nel tuo cuore. Guardate quest'altra immagine. Il seme, finché resta carta, è impotente, ma quando trova il terreno è inarrestabile. Il seme, finché resta udito da qualcuno, poi il nemico te l'ha rubato, zero. Finché resta tra le spine soffocato, zero. Finché cade sull'emotività, alleluia, alla conferenza, ma poi zero. Il seme però, se fa breccia nel tuo cuore, ha priorità nel tuo cuore, riesce a rimuovere ogni cosa nel tuo cuore, diventa inarrestabile. Tu puoi sapere quanti semi sono caduti in quel terreno, ma non potrai mai sapere quanti semi produrrà, qual è il 30, qual è il 60, qual è il 100, quanti semi, quanto risultato produrrà quell'accogliere la parola di Dio nella tua vita. Siete d'accordo con me stamattina? Ci sono tre fasi. Tre fasi che ogni seme deve affrontare. La prima è che deve trovare un terreno. Finché che la parola non trova il tuo cuore, può avere tutto il potenziale del mondo, ma non farà proprio niente. La seconda è che il seme deve schiudersi nella tua vita, deve mettere radici nella tua vita, deve aprirsi. Deve prendere possesso, siete con me? Deve farsi spazio, devi iniziare a pensarlo ogni giorno quello che dice, devi iniziare a sentirlo ogni giorno, devi nutrirlo, devi innaffiarlo, devi farlo tuo. E poi inizia a spuntare. Molti di voi si stanno chiedendo, sono anni che leggo la parola, sono anni che studio la parola, sono anni che servo, perché non sto vedendo quello che devo vedere? Sai, il seme di una canna di bambù particolare, si dice che per 5 anni quando viene seminata, 5 lunghi anni, di' insieme a me, 5 anni, viene annaffiata, viene fertilizzata, ma non si vede niente per 5 lunghi anni. Ma al primo giorno del 6° anno cresce, inizia a crescere fino ad arrivare in 30 giorni a 14 metri di altezza. Alzatemi un po' di volume sul piano, per favore.
Io non so quello che tu hai vissuto fino al giorno d'oggi, ma so una cosa, che se il seme di Dio ha trovato spazio nel tuo cuore, forse non è oggi, forse non è domani, forse non è dopodomani, ma il seme di Dio germoglierà. Io non so quello che stai vivendo ora, se sembra che stai passando solo tribolazione, voglio dirti una cosa: dopo la tribolazione, dopo che il tuo carattere viene provato, la forza del seme, la forza dello stele, la forza del frutto inizia ad apparire. Grazie Spirito Santo. Gesù ha spiegato questa parabola e poi ha continuato, sempre al capitolo 4 di Luca, ha concluso con questi ultimi versi, se non sbaglio dal verso 20, eccolo qui, 26, diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno, dorme, si alza notte e giorno, non dice quanti giorni, intanto il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Dillo alla persona vicina a te: tu non sei chiamato a sapere, sei chiamato a credere. Perché la terra stessa, il cuore stesso, dà il suo frutto. Prima l'erba, poi la spiga e poi il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore, che è il nostro Dio, viene, perché l'ora della mietitura è venuta. Scendere giù, se i ragazzi possono accendere la luce. Prima il seme deve essere seminato, prima il cuore deve essere liberato. Prima devi fare spazio a Dio e poi la parola di Dio fa spazio per te. Voglio ridirlo, dai. Prima fai spazio a Dio nel tuo cuore e una volta che la parola di Dio fa spazio, si fa spazio nel tuo cuore. Tu non sai come, la parola di Dio fa spazio a te. Tu non sai come è possibile, la parola di Dio fa spazio per te. Tu non sai, di notte e di giorno, un'altra traduzione dice: giorno dopo giorno il seminatore semina la parola. Giorno dopo giorno il seminatore semina la parola. Tu non sai come, ma Dio lo sa bene, che quando il tuo cuore è pronto, il raccolto arriva. Amen. Facciamo un applauso di lode al Signore. Il Signore mi ha detto questa frase. Ha detto: Francesco, prepara. Prepara. Prepara i cuori, perché la gloria dell'Eterno apparirà. È sempre una questione di cuore. È sempre una questione di preparazione. Quando Dio trova il cuore pronto, Lui stesso manda il raccolto. Ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli dell'Eterno parlato, la sua gloria si vedrà. Perché la bocca dell'Eterno parlato, la
sua gloria si vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà. Ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà. La sua gloria, la sua gloria si vedrà. La sua gloria, la sua gloria si vedrà. Gloria si vedrà. La sua gloria è qui. Riempi questo di te.